Ciao, Dunque, ciao da te Alberto. è Guarda, mezzanotte, da fuori me. sono tardi. Ciao. Ciao. Da te è mezzanotte, a St. Louis, da me a Singapore sono 2 di pomeriggio. Lì sono le 2 di mattina a Singapore. Tu sei Tu tornato sei da vestito da quando? Nostromo a -10 e io sono abbronzato e ingrassato. Bravissimo, io sono qua che mi guardo, che sono sempre più vecchio. C'ho il microfono nuovo, mi sono preso un microfono bellissimo, quello che mi hanno raccomandato, Blue Ball. Se non funziona neanche questo, mando i nostri carissimi amati ascoltatori a fare in culo e torno al microfono a canna. Vediamo se Senti, Michele, funziona. deve essere buono perché oggi ti faccio parlare, Vabbè, questo. voglio molto ascoltare e ci terrei moltissimo che facessi un breve punto sullo shutdown in America, perché che è un tema del giorno, non è ancora risolto, tra l'altro. No, cioè, l'ha risolto parzialmente, 3 settimane hanno aggiunto, ma hanno fatto un accordo, hanno appena votato un'extension. Ma sì, cioè, se vuoi, beh, la sai anche tu, potresti dire quell'aspetto tecnico, non so, credo che la gente lo conosca, no? Negli Stati Uniti l'unica cosa che viene molto mantenuta rigidamente, che è un po' diversa dall'Italia, del meccanismo costituzionale, che il controllo della borsa, dei soldi, ce l'ha il Congresso. E quindi il Congresso ogni anno autorizza delle spese specifiche, autorizza delle spese globali. Poi, siccome c'è sempre il meccanismo, che anche gli Stati Uniti funzionano in deficit, grande o piccolo, funzionano in deficit, a un certo punto finiscono i soldi. C'è un'autorizzazione a certe spese, poi il Congresso, che è composto di due lati, Camera e Senato, deve autorizzare eventuali aumenti di soldi. E allora. Quindi, Michele, scusa, ti interrompo, deve autorizzare l'aumento del debito, cosa che non avviene in Italia. Non solo il Congresso approva il budget annuale, ma poi approva dei cap di debito che una volta raggiunti si blocca tutto. Giusto? Sì, cioè, no, non puoi più spendere, cioè finiti i soldi, sia quelli che avevi di tasse, sia quelli che potevi prendere a prestito, e quindi in realtà di per sé teoricamente il governo federale, questo vale per il governo federale, non vale per i governi degli stati, i comuni, è tutta un'altra famiglia, lo stato del Missouri, lo stato della California, hanno il loro budget. Il governo federale, quello centrale, in un certo senso finisce i soldi, nel senso che i soldi autorizzati a spendere. Quindi in teoria dovrebbe chiudere perché boom. Ovviamente poi non è così, siccome questa roba è già successa tante altre volte, ci sono meccanismi di razionalità in corso che mantengono in piedi tutta una serie di servizi. In particolare la cosa che il buon Trump ha usato retoricamente per dare sulla testa ai democratici, è la meno vera, cioè la più falsa, cioè le spese per l'esercito e tutte le forze di sicurezza, quelle continuano ad andare, non c'è nessun soldato che smette di mangiare, le pallottole ci sono tutte, non c'è nessuna FBI, non chiude, eccetera. In realtà le cose che chiudono sono quelle, diciamo, più di servizio ai cittadini. Chi per esempio in questo momento, come qualche amico mio, è lì che aspetta risposte dall'Immigration Naturalization Service, carte verdi, quelli lì, gli si blocca tutto. Cos'è che succede in questi casi? Una certa quantità del personale, un diverso percentuale, adesso è inutile andare nei dettagli, viene messo in aspettativa senza paga. La parola è una di queste parole che la pronuncia, tra lo spelling e la pronuncia viene da ridere, uno come me fa sempre fatica, si chiama furlough. Furlough, che è fondamentalmente l'aspettativa senza paga. Cioè viene detto: non venire più a lavorare, non ti paghiamo nemmeno, non ti abbiamo licenziato, adesso appena abbiamo i soldi ricominci a lavorare. Però per i prossimi 7 giorni, 5 giorni, sta pure a casa e non ti paghiamo. E ecco, questo concretamente. Ora, la cosa è iniziata un po' di anni fa, ce ne sono stati nel passato, ce n'è stato un pesante ai tempi di Clinton, l'ultimo è stato causato dai repubblicani nel 2013 per fare i dispetti a Obama,
E quest'anno i democratici, che nel Senato ormai contano, è praticamente impossibile passare cose serie nel Senato, perché l'estensione di spesa deve essere approvata da una maggioranza di 60 su 100 al Senato. I repubblicani non ce l'hanno, quindi senza un po' di voti dei democratici non passa un cazzo. I democratici gliel'hanno restituito pan per focaccia a Trump, che ha giocato pesante. Ti ricordi la storia del shit holes dei suoi? È stata la riunione in cui dovevano fare l'accordo, che okay, manteniamo queste spese, manteniamo gradi, facciamo questo, facciamo quell'altro, e lui sta usando in maniera molto cinica questa cosa dei dreamers, no? Di questi 700.000 ragazzini portati qua in tenera età, non nati qua, ma portati qua, erano già nati, però erano molto piccoli, e quindi cresciuti, che in teoria sono illegali, anche se ormai sono americani a tutti gli effetti, che Obama aveva regolarizzato con l'appoggio del Congresso, eccetera. Lui l'ha bloccata e la sta usando molto cinicamente come strumento di ricatto. Michele, ma quanti anni hanno questi dreamers adesso? Ah beh, sono tutti diciottenni, ventenni, sono ragazzi grandi, sedicenni, quindicenni, dodicenni. Cosa fanno adesso? Sono a scuola, lavorano? Vanno, sì, di tutto. Cioè, credo che l'età media... 20. Adesso francamente posso andare a guardare l'età media, ma credo che sia gente in ogni gruppo, credo che ce ne sia in gruppo di età, vado a guardare, ma insomma credo che ce ne sia in ogni gruppo di età. Ma loro sono trattati come cittadini americani? No, sono trattati come, hanno una specie di permesso particolare a essere residenti. Tieni conto che la grandissima maggioranza sono messicani. Questo lo sto dicendo, ce ne sono 800.000 quasi, 780 se mi ricordo, in tutto credo che più di 500.000 siano messicani, sono quasi tutti latinoamericani, praticamente sono quasi tutti latinoamericani, perché sono tutti figli di immigrati illegali, quindi arrivati anche loro illegalmente. Ma i genitori dove sono? Ce n'è di tutto un po', un tot sono qua illegali, e un tot non ci sono più, magari perché questi ragazzi a 25 anni sono rimasti da soli, gli altri magari sono morti o se ne sono tornati, insomma. E sono entrati quasi tutti nelle grandi città, E quindi questi ragazzi praticamente sono assolutamente inseriti nella società, giusto? Sì, guarda, adesso ho appena trovato i dati, per dirti, la distribuzione... ce ne sono pochissimi sotto i 16 anni, mezzo punto percentuale, 29% fra i 16 e i 20, 37% fra i 21 e i 25, 24%, quindi no, non sono palanche, tra i 26 e i 30, addirittura 11% tra i 31 e i 36, quindi stiamo parlando anche di gente che magari si è sposata, 15% è sposato. Ma fanno anche il militare? Ah no, è volontario, non c'entra niente. Ma è perfettamente possibile che molti abbiano fatto servizio militare, perché su quello nemmeno su quello gli Stati Uniti sono molto ambigui. Adesso questo di nuovo non lo so esattamente. Comunque il punto è che sono dei ragazzi, anche adulti, che vivono qua tranquillamente, gli hanno lasciato, gli era stato esteso questo diritto di stare come permanent resident, però non sono ancora naturalizzati in nessuna forma. E lui ha l'anno scorso intenzionalmente fatto saltare questo DACA, perché in parte per necessità, in parte secondo me anche per scarsa intelligenza politica, Obama aveva creato questa esenzione con un executive order. Quindi gli executive order sono un potere del presidente e quindi possono essere revocati dall'altro presidente. Adesso c'è tutto un dibattito che dura da mesi sul pezzo di legislazione invece stabile che li regolarizzi per sempre, che purtroppo è stato usato, e su questo, anche se vorrei essere equidistante, non riesco a farlo, perché i fatti sono obiettivamente quelli, lui, cioè Trump in particolare, li ha usati come carne di scambio. Fondamentalmente lui gli ha detto a sti qua, ai democratici, ha detto, guarda, io la legislazione su questi qua, si chiama DACA, la strofa, no?
questi Dreamers ve la do, ve la firmo, perché c'è bisogno della firma, però voi mi dovete dare i famosi soldi per il muro. Sai il muro che dovevano pagare i messicani? I messicani gli ha detto, ma va a tu anche il tuo muro, che ho cazzo che te lo paghiamo, non trova maniera per far finta che lo paghino i messicani. Io gli ho detto, io voglio, perché lo siano 18 miliardi, sui dettagli, queste robe a me un po' danno il vomito, devo dire, per cui una volta che capisco l'aspetto politico evito di infilarmi nei dettagli tecnici, mi fanno girare l'aspetto morale. Quello che gli abbia chiesto 18 miliardi per continuare a fare sto cazzo di muro. E questi hanno detto, ma vada via il CHAP, e su questo è caduta la cosa. Poi c'è stato appunto la sua esplosione sui paesi di merda, sui paesi di cesso, che cazzo vengono gli haitiani qua a fare, non li vogliamo. E questo ha fatto romano. Quindi sono arrivati al braccio di ferro. Adesso hanno fatto il braccio di ferro, in realtà il governo è stato chiuso 3 giorni, solo oggi, adesso hanno appena votato in Senato un accordo e si basa su una promessa. Cioè, fondamentalmente i democratici hanno detto ok, estendiamo di 3 settimane, perché sai, la pratica normale è che c'è una maggioranza che governa, anche se non ha proprio tutti i numeri esatti, governa, c'ha la maggioranza relativa o insomma minima, ce l'ha in Senato, poco, ormai in Senato hanno perso quell'altro, ormai è 51 a 50 quando vota il vicepresidente. Hanno una maggioranza più solida alla Camera, i repubblicani hanno il presidente. Quindi un minimo di savoir-faire, di gentleman behavior, implica che la minoranza, i democratici in questo caso, dicono vabbè, comunque anche se non sono d'accordo e potrei bloccare la maniera in cui spendi i soldi, te lo lascio fare perché stai governando tu. Ci sta. E quasi sempre si fa, infatti queste robe dello shutdown sono state usate in un periodo di tensione politica strumentalmente. Fino adesso, nella memoria mia, della mia esperienza negli Stati Uniti, dai repubblicani, è la prima volta che i democratici lo usano come arma. Ed è un'arma a doppio taglio, ok? Quindi hanno, diciamo così, ceduto sulla base di una promessa. Mitchell, che è il capo dei senatori repubblicani, ed è uno che è in pessimi rapporti con Trump, che l'ha offeso ripetute volte, eccetera, ha dato la sua parola d'onore che dalla settimana prossima lavorano sulla legislazione per risolvere questo problema di DACA. Tieni conto che tutte le opinion poll che hanno fatto in questi giorni dicono che tra l'80 e il 90% dei votanti americani, quindi su questo c'è consenso totale, è a favore di una risoluzione positiva di sta roba. Quindi anche gli elettori repubblicani non c'è... c'è solo una minoranza piccolissima, estrema, che dice cacciateli, mandateli via. Ripeto, tutti gli opinion poll danno numeri altissimi a favore di tenerli qua. Quindi quello era stato il giochetto. Capito che si stanno facendo? Ormai tutto, ormai uno degli effetti di avere un presidente così divisive in una situazione politica che comincia a somigliare sempre di più a quella italiana è che è tutto short-termismo, capisci? Non governano più, l'abbiamo detto anche tu e io tante volte, no? Cioè nessuno governa più. È tutto un giochetto di quando è la prossima elezione, la prossima mossa, come faccio bella figura pubblicitaria, che voti mi acquisto, che voti perdo, come gli faccio fare la figura da culo. E quindi è tutto short termismo. E adesso, ovviamente, ormai siamo a 8 mesi, 9 mesi dalle elezioni di mezzo termine. Tutti i sondaggi danno i democratici in grande vantaggio, in grande recupero. C'è stata questa cosa in Wisconsin, un'altra elezione di... Loro delle volte... Com'è andato in Wisconsin? Beh, Wisconsin era un'elezione statale, c'era cioè un seggio statale che era... Qui si fanno subito le elezioni quando uno muore o si dimette o va via per una qualsiasi ragione, lo rieleggono subito perché sono seggi uninominali, no? Quindi in quel posto, in quel distretto, l'hanno fatto. Era un seggio dove Trump aveva stravinto, credo, 17-18% nelle elezioni precedenti e invece ha vinto i democratici. Anche bene. Quindi cioè, quella fetta di mondo popolare in quegli stati chiave, Wisconsin, Pennsylvania, insomma, questi qua, no? Che aveva votato per Trump... per rigetto della Clinton e per le varie ragioni che abbiamo dibattuto 1000 volte un anno e qualche mese fa, adesso ovviamente sta per il momento mandandolo a quel paese
e tornando a votare democratico, standosene a casa. Quindi i democratici stanno chiaramente recuperando quei posti. Quindi non è impossibile, se riesco, però sai, 9 mesi, 10, in una politica del giorno per giorno, sono tantissimi. Però se, certo, se continua sto trend, si riprendono il Senato alla grande e molto probabilmente anche la Casa dei Rappresentanti, la Camera. Questo renderebbe Trump totalmente paralizzato e probabilmente impeachable. E quindi per parte repubblicana, ovviamente, adesso sarà guerriglia totale per i prossimi 10 mesi. Ah, beh, interessante. Io credevo che la storia dei DACA si basasse su una strana motivazione di principio da parte di Trump, che non riusciva naturalmente a condividere. Invece addirittura puro ricatto. Lui è molto amico, cioè lui ha fatto un giochetto di retorica pure, cioè ha detto: io in principio per ragioni umanitarie sono d'accordo, voglio che ci sia una soluzione, non ho mai detto che soluzione vuoi, voglio che ci sia una soluzione, però non è, si può fare una soluzione per executive order, quindi l'executive order del negraccio tremendo, quello che non era neanche americano, che era nato in Kenya, che si chiamava Obama, la cancello, vi metto la palla a voi in congresso. E dovete, insomma, quando questi gli hanno detto vabbè abbiamo una soluzione, ha detto sì però voglio i soldi per il muro, un paio di altre cose, ha detto ma lo prendi per il culo, e lui gli ha risposto no, rompete le balle, io non voglio sti cazzo di migranti da questi paesi di merda, e lì è cascato il palo. Ma nel compromesso glielo danno il muro oppure no? Guarda, non ho fatto in tempo a leggere prima che ci mettessimo a parlare, la mia impressione dei lanci di agenzia aspetta un attimo, è Monsone. Credo che gli abbiano dato un pezzo di muro, sì. Vedi, monsone tropicale? Mezz'ora fa, sole, bellissimo monsone tropicale, lo vedi? Vedo. No, lo riesci a vedere? Cioè, tutto rabbuiato, per fortuna che sono... Credo che gli abbiano dato un po' di soldi per il muro, adesso domani vedo un attimo, credo di sì. Fantastico, Michele. L'ultima cosa è... Siamo veramente in una situazione che somiglia sempre di più alle baruffe italiane. Devo dire che fa una grande tristezza, però insomma è così. Prova a immaginare, Michele, prova a immaginare un Trump che è sotto delle poll nella prossima elezione presidenziale, cosa non può immaginare per recuperare. Io non oso pensare cosa sarà il clima nel 2020 in America, cioè lui è sotto nelle poll e deve recuperare, questo veramente fa guerra all'Albania. Poi lui realmente ha in mente il sogno della dinastia, cioè lui sta cercando di costruire la figlia come candidata per il 2020 e quindi è tutta una guerra. Poi sai, c'è questa investigazione di Mueller che continua. Mueller è un repubblicano di quelli old style, serissimo, intoccabile, che sta facendo le cose lentamente ma molto, e quindi su quello tutti zitti, però Trump evidentemente che sa deve essere molto molto nervoso, quindi sì, cioè, i repubblicani hanno portato a casa una vittoria che è questa riforma fiscale su cui abbiamo già discusso e non ci torniamo, però hanno portato a casa solo quello e quindi hanno una. Quindi niente, sarà non governo per i prossimi 10 mesi. E tra l'altro vediamo se sta roba dura, perché questa roba c'è un'estensione di 3 settimane. Quindi il governo, cioè lo Stato federale, diciamo così, il governo federale, l'apparato federale funziona a soldi per 3 settimane. Nel frattempo c'è questa promessa dei repubblicani di ok, facciamo la legislazione per questi Dreamers, vediamo se la mantengono. Una minoranza di senatori repubblicani si è incazzata dicendo non ci fidiamo di sti qua, manco cazzo. Però la maggioranza ha detto ma siamo matti, cioè non si può fare sta roba. Facciamo funzionare lo Stato federale. Han votato, adesso si è riaperto tutto, ricomincerà la battaglia. Bene Michele, andiamo al prossimo Dream Drink, te ne voglio far tre. Quindi certo. Risparmiare l'energia. Vuoi farci lavorare stasera? Bon, chiudiamo.